Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, prega per noi e per il mondo intero. Yeah.
Stasera ci siamo radunati come ogni anno in questo giorno, venendo da varie parti d'Italia e forse anche dall'estero, ma anche chi è lontano si unisce a noi questa sera e si stringe come fratelli attorno alla mamma Natuzza, che fa 83 anni, mamma Maria, che non ha età perché è in Dio, ed è lei, la mamma celeste, modello di ogni mamma, che questa sera ci raccoglie tutti attorno a Gesù. Per cui vorrei invitarvi tutti quanti, soprattutto chi è dietro di me e che curiosamente cerca di guardare Natuzza. Tutti ora cercate di guardare Gesù, perché è Gesù che ci ha chiamati, è Lui che ci vuole questa sera, e ci vuole perché vuole parlare al nostro cuore. Questo è il dono più bello che possiamo fare a Natuzza, quello di pregare, perché se lei ci vede raccolti e in preghiera, il suo cuore si sciala. Questo è ciò che noi veramente possiamo fare questa sera. E vorrei aggiungere un ricordo doveroso che nasce dal profondo del cuore.
questa Eucarestia, questa Santa Messa, io e credo i sacerdoti che sono con me la offriranno in suffragio di Mastro Pasquale. È un ricordo per lui, è un ricordo per lui che per la prima volta partecipa qui come la Madonna, cioè invisibile ma presente, e con gli occhi del cuore noi lo vediamo, così come cercheremo di vedere la Madonna. Ora iniziamo la nostra celebrazione ascoltando innanzitutto la parola di Don Pasquale Barone. Cari amici, la giornata del 23 agosto costituisce per tutti noi, per la famiglia Nicolaci, la Fondazione e i Cenacoli di Preghiera, un appuntamento annuale di grande significato umano e spirituale, anche per il nostro cammino di fede. Oggi infatti ricorre l'83esimo compleanno di mamma Natuzza, donna di famiglia, messaggera di una volontà del cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime, fondatrice di un'opera di alto profilo spirituale e sociale, maestra di vita cristiana per i cenacoli di preghiera. Con questa celebrazione eucaristica vogliamo far sentire a mamma Natuzza la nostra gioiosa presenza e ringraziare il Signore per il dono della sua vita feconda di tanto bene sulla strada di Gerico nella figura del buon Samaritano. Solo Dio sa quanti fratelli ha riportato sulla retta via per un cammino umano e familiare più sicuro. Solo Dio conosce il numero di quelli che grazie a lei hanno recuperato il valore della fede e dell'appartenenza alla Chiesa. Perché la sua missione è quella di salvare le anime. Per sentire nel nostro cuore la carezza di Dio, la sua pace, per sperimentare che in questo mondo non siamo soli, che Dio non ci abbandona. Ecco il messaggio che anche quest'anno mamma Natuzza ci dà con il suo silenzio, con la sua sofferenza. Lei lo sapete, quest'anno sta particolarmente ammalata giù e ha chiesto che non si facciano troppe feste. Difatti la celebrazione finirà così, con la nostra preghiera, e lei ritornerà sola nella sua casetta per riposarsi nel silenzio e nella preghiera. Questa è una grazia questa sera che ci permette di riflettere su qualcosa di più profondo, perché spesso anche nelle nostre manifestazioni di fede noi siamo più attratti da ciò che è esterno che piuttosto che da ciò che è interno, spirituale. E partirò da un esempio concreto. Venendo qui ho visto che i fuochi hanno distrutto gran parte di questa grande e bella foresta, come la vogliamo, questa montagna. I fuochi in Italia stanno un po' tutti dappertutto e stanno distruggendo l'Italia, stanno rendendola un deserto. Il fuoco non si accende da sé, non nasce così spontaneamente. C'è qualcuno o per gioco o per dispetto, ma c'è sempre una mano irresponsabile che non pensa agli altri, che non si cura degli altri, che disprezza gli altri. Così mi è venuto in mente che il fuoco, mi è venuto in mente una pagina di Sant'Agostino. Sant'Agostino, in un suo libro stupendo, interessantissimo, intitolato La città di Dio, dice che la storia dell'umanità e la storia anche nostra è lo scontro tra due fuochi,
il fuoco dell'amore e il fuoco dell'odio. Noi vediamo qui il fuoco che distrugge, sta distruggendo l'Italia, e quando il fuoco arriva tutto diventa deserto, il deserto. Venendo fa impressione vedere questi alberi che sono stati bruciati. Hanno resistito quegli alberi forti, verdi, che hanno impedito al fuoco, e poi questo fuoco, queste fiamme alte che non risparmiano niente, avvolgono tutti. Fa pensare alla violenza del male questo fuoco. Sant'Agostino immaginava questo fuoco, lo chiamava l'amore di sé, l'amore egoistico di chi pensa a se stesso, e diceva l'uomo che si vuole fare Dio, che non riguarda, non guarda più agli interessi degli altri. E noi viviamo in una società dove spesso domina l'idea che debbo pensare a me, non mi interessa niente degli altri, dove importa chi è potente e chi è povero va schiacciato. Questo è il nostro mondo, questo fuoco dell'egoismo che distrugge, distrugge. Il fuoco dell'amore, dice Sant'Agostino, l'altro fuoco è l'amore. È l'amore di Dio, spiega sempre Sant'Agostino, che si è fatto uomo, si è fatto piccolo ed è entrato nel cuore e parla, dice Sant'Agostino, sottovoce. Lo ascoltano soltanto quelli che attizzano le orecchie del loro cuore, e il fuoco dello spirito. Lo scontro tra questi due fuochi è ciò che investe il mondo, il fuoco del male che distrugge non solo le foreste ma uccide le persone, uccide le società, uccide la giustizia, uccide la legalità, uccide tutto. L'egoismo distrugge tutto. Il fuoco dell'amore costruisce piano piano persone che sono rinnovate dentro il cuore, e quando sono rinnovate dentro il cuore sono diventate persone nuove. Questo scontro tra i due fuochi, questo scontro tra i due amori è il messaggio che quest'oggi noi raccogliamo come un invito a riflettere e a scegliere da quale parte noi dobbiamo stare. Noi ci ritroviamo qui, cari amici, questa sera, raccolti nei cenacoli di preghiera fondati dalla Madonna attraverso Mamma Natuzza, perché nel mondo diventiamo circoli che portano l'amore. Voi avete visto passare spesso questo aereo che porta acqua, fa continuamente la spola. Se non ci fosse chi spegne il fuoco distruggerebbe tutto. Se nel mondo non ci fossero anime disposte a soffrire per Dio, se nel mondo non ci fossero anime che portano l'acqua che spegne il fuoco del male con la loro sofferenza e l'offerta della loro vita, se nel mondo non ci fossero anime disposte con la loro vita ad essere questi aerei che spengono il fuoco del male, il mondo diventerebbe presto un deserto. Oggi la liturgia ricorda una santa, Santa Rosa da Lima, la prima santa del popolo latinoamericano. È vissuta pochissimo, all'età di 17 anni lei si è chiusa in una stanza grande 2 metri per 2 e ha voluto dedicare la sua vita alla preghiera e alla penitenza, perché voleva così salvare il mondo. C'è chi cerca oggi di diventare famoso e va sui giornali, alla televisione, cerca chi in tutti i modi, qualche volta anche uccidendo gli altri, anche spacciando droga,
di cercare di affermare se stesso, di essere qualcuno perché gli altri lo ammirano, fare il male perché diventi qualcuno. Nel mondo oggi c'è gente che è qualcuno perché è cattiva. Nel mondo c'è tanta gente che è nessuno ma è buona. Nessuno per chi però? Per questo mondo che passa. Ma Dio guarda nel fondo, guarda nel cuore. Questo fuoco dello spirito è il fuoco che conta di più, perché è il fuoco dell'amore che quando entra nel cuore trasforma le persone e trasforma la vita. Adesso vediamo un poco come questo nostro, questa nostra riflessione viene illuminata dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato. Avete sentito nella prima lettura una frase che non va mai dimenticata. Gli apostoli vedono Gesù salire al cielo e rimangono tutti quanti stupiti. E adesso che facciamo? Non c'è più Gesù. Che facciamo ora? E sentite, non spetta, Signore, quando ricostituirai, leggiamo prima questo, qua Gesù, gli apostoli domandano a Gesù, Signore, quando è questo il tempo in cui tu ricostituirai il resto di Israele? Cioè gli apostoli e la gente pensava che Gesù era venuto per creare un regno umano, ma Gesù aveva un altro disegno. Sale al cielo e rimangono a guardarlo delusi, non sanno più cosa fare. E Gesù dice: uomini, questi due angeli che sono lì vestiti di bianco dicono: uomini di Galilea, che state a guardare? Andate. E poi dice una parola importante che non dobbiamo mai dimenticare: questo Gesù che è stato di tra voi assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo. Ecco una parola che non dobbiamo mai dimenticare. Guardate a me, guardate a me. Ecco una parola che non dobbiamo mai dimenticare. Noi siamo in attesa del ritorno di Gesù e viviamo preparandoci ad accoglierlo. Lo scontro tra il fuoco del male, lo scontro tra il fuoco del male e il fuoco dell'amore si gioca anche nel cuore di ciascuno di noi. L'egoismo e l'amore si scontrano dentro di noi. Qual è il modo migliore per vincere? Quello di sapere che stiamo aspettando Gesù, di guardare a Lui, di avere il cuore già fisso in Lui, perché chi ha il cuore fisso in Gesù è già nella sua pace, nella sua gioia e nel suo amore. Questo è il primo grande messaggio che ci dobbiamo portare a casa questa sera. Aspettiamo Gesù, viviamo per Lui, non ci preoccupiamo di quello che succede attorno a noi, non ci lasciamo imbrogliare da quello che c'è attorno, ma teniamo gli occhi fissi su Gesù che sta tornando. E nel frattempo, ecco il secondo messaggio importante che ci dà la liturgia quest'oggi, e lo prendiamo dal Vangelo. Dicono a Gesù: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono qui. E Gesù risponde: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Un altro grande messaggio che vale per tutti noi. Non basta dirsi cristiani per esserlo veramente. Non basta dirsi innamorati di Dio per esserlo veramente. Bisogna ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. Cari amici, questi sono i due grandi messaggi che Mamma Natuzza questa sera vorrebbe comunicare a tutti noi. Gli occhi fissi su Gesù. Gesù tornerà. Prima o dopo ci verrà incontro. Dobbiamo essere pronti ad accoglierlo. E come lo siamo pronti ad accoglierlo? Ascoltando la sua parola e mettendola in pratica. Non ascoltando la voce di Satana, non diventando piromani del male.
gente che incendia il mondo con il peccato, gente che incendia il mondo con l'odio, con la violenza, con il male, ma gente che brucia l'odio, la violenza con l'amore, che è pace, portando la pace nel cuore, portando la gioia nelle famiglie, portando la pace in tutta la società. Maria, madre della pace, cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime, aiutaci ad essere non i piromani dell'odio, della violenza e del male, ma i costruttori dell'amore che portano il fuoco dello spirito dovunque vanno e diventano i costruttori di speranza, di gioia e di pace. Sia lodato Gesù Cristo. Sant'Agostino, dal nostro canto sentano che Dio esiste e che Dio ci ama. Deve essere un canto che sia espressione di amore. Forza! Sei vero amico.
ancora. Grazie diciamo a te Gesù. Non tutti cantano. Forza tutti. Non ci lasciare. Insieme tutti. Grazie diciamo a te Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Grazie diciamo. Concludiamo con la preghiera. Preghiamo. Rinnova, o Padre, con il dono del tuo Spirito i figli che hai nutriti con il pane della vita e fa che sotto la guida della Vergine Madre promuoviamo la concordia e la pace di tutti i fratelli per i quali il Cristo tuo Figlio si è offerto vittima di redenzione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ed ora la benedizione di Dio che scenderà su ciascuno di noi la facciamo scendere innanzitutto su Natuzza perché possa continuare a portare la sua croce, ed è una croce pesante, possa continuare a portarla sempre con gioia, con forza, perché la sua croce, nella sua croce ci siamo un po' tutti noi, c'è tutto il mondo. Un'altra benedizione per voi, per le famiglie che siete qui, per i cenacoli soprattutto, perché siano veramente questo, non questo fuoco che brucia e distrugge, ma questo fuoco che brucia il male, brucia l'odio, brucia la violenza, brucia l'ingiustizia, brucia il male e fa nascere il bene. Fa nascere il bene come? Con la preghiera, nel cenacolo, nella famiglia, nelle comunità, pregando e facendo il bene, perché questa sia veramente il dono che prendiamo come impegno questa sera nel compleanno di Natuzza. E poi ai giovani, vedo tanti giovani qui, perché questo incontro faccia sentire loro la forza di non entrare nel branco degli sconfitti di questa nostra società che credono di essere grandi diventando stupidi, diventando quelli che vogliono imitare coloro che appaiono e che non hanno niente dentro. Abbiano il coraggio di reagire ad una cultura che è la cultura del vuoto, la cultura che li sfrutta, li fa credere importanti perché attraverso la droga, attraverso la violenza, attraverso lo sfruttamento se ne serve di loro. Aprite gli occhi, giovani, aprite gli occhi e credete all'amore, credete a Dio. Questo è il messaggio che questa sera la benedizione del Signore dà a voi, perché voi siete la speranza e il futuro della Chiesa e dell'umanità. La benedizione del Signore sia per tutti voi, un'altra benedizione per gli ammalati che ho visto qui, perché loro sono i nostri veri soccorritori, perché loro con la loro sofferenza ci aiutano a non cadere. Grazie, perché il Signore li conforti e li aiuti. E infine per noi sacerdoti, perché siamo sempre sacerdoti fedeli che diciamo ciò che predichiamo e predichiamo ciò che diciamo, perché solo dalla nostra testimonianza possa nascere quell'invito a seguire Gesù e a non ascoltare le voci di questo mondo. Questo ce lo ottenga la Madonna, chiedendo a lei l'intercessione
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, rifugio delle anime, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso un canto alla Madonna, il canto del Magnificat, con cui vogliamo anche esprimere la nostra riconoscenza. La mia anima canta, tutti quanti cantiamo insieme. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Finisce così, ma inizia la nostra missione. Ora andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Adesso una cosa importante. Immagino che tutti quanti vorreste toccare, abbracciare, non la Madonna, no, la Madonna rimarrà sola e qui nessuno se la guarda, ma tutti vorreste toccare Natuzza, è vero? Sì. E allora nessuno la toccherà, perché compresi noi sacerdoti rimaniamo seduti. Vi ho detto prima che mamma Natuzza non sta bene, per cui se le volete veramente bene, nessuno si muova, battete le mani se volete, ma lasciatela che liberamente vada, lasciatela, nessuno si sponga, tutti quanti la salutiamo così. Grazie mamma Natuzza, grazie mamma Natuzza, grazie, un bacio, diamole un bacio tutti quanti, così siamo tutti uguali, nessuno privilegiato, ma tutti quanti uguali. Ecco, e grazie a tutti voi, un applauso, arrivederci al prossimo anno. Mamma, son tanto felice perché ritorno.
canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro al mio cuore. La testa tua bianca io voglio stringere a cuore. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro. Per la vita.